Trasparenza e partecipazione. Ariano cambia, Procivitate si presenta alla città con questa premessa fondamentale. È necessario restituire credibilità alla pubblica amministrazione cercando di ricomporre quella frattura profonda che si è instaurata tra le istituzioni e i cittadini. L'obiettivo di questa compagine guidata da Antonio Santosuosso, quale candidato a sindaco, e Nicola Prebenna, capolista, è quello di disegnare un'amministrazione comunale nuova che possa dare sostegno in modo particolare a tutti i soggetti più deboli e bisognosi di aiuto. Oggi diamo inizio a questa avventura che è nata circa un anno e mezzo fa e con grande entusiasmo sono riuscito a creare questo gruppo. E con emozione e con entusiasmo ci accingiamo a fare l'apertura della campagna elettorale, che spero sia una campagna elettorale che tratti i temi veri dei problemi di Ariano, tralasciando tutte le altre cose che lasciamo semmai agli altri. Noi vogliamo parlare dei problemi seri che affliggono la nostra città ormai da tempo. Ariano cambia, come? Ariano cambia e deve cambiare adesso, perché noi lo crediamo fermamente, perché è il momento giusto, è questo. Vediamo Ariano tutti, avete avuto modo di vedere il degrado, il declino che Ariano ha avuto in questi ultimi 10 anni, dico gli ultimi 10 anni per non citare forse anche di più di questi 10 anni, però mi voglio fermare a questo decennio, ultimo decennio che ci ha visto in declino fortemente sull'intera provincia e sull'intera Campania. Dobbiamo riacquistare il ruolo che in passato avevamo, e quel ruolo lo dobbiamo riacquistare partendo dalle persone nuove, e noi crediamo in tutta umiltà, e lo dico veramente con tutta la forza possibile, siamo il vero cambiamento, siamo noi. La sua squadra presenta appunto tutti i volti nuovi. Sì, la mia squadra, di cui sono orgoglioso, che potete vedere oggi, è una squadra nuova, non sono stati mai in politica e questo è un punto di vantaggio per noi, dobbiamo far capire questo. La vera novità siamo noi e ci lasciamo alle spalle tutto quello che abbiamo visto ad Ariano fino ad oggi. Non è possibile più assistere a quello che abbiamo assistito in questi ultimi periodi. Per cui la svolta, se si vuol dare, la si dà con le persone nuove, senza avere nessuno alle spalle, senza schieramenti, senza persone nobili, senza apparati che ci possono, ma veramente con la gente e per la gente. Cosa prevede? Io sono, deve andare male, veramente male, per andare a un ballottaggio, se no vinciamo al primo turno.